Ciao a tutti ragazzuoli, sono Daniele Cardin, alias Dade Music, il vostro youtuber. Mettete un like a questo video che oggi vi introdurrò un argomento nuovo, ossia la realizzazione di fiori di cristallo, come avete letto dal titolo del video. Grazie ancora agli iscritti perché continuano a seguirmi sul canale. Ho in mano la confezione contenente il kit per creare i fiori, poi potete leggere il titolo in inglese. E qua in basso potete vedere che ci sono quattro versioni di cristallo, che sono rosa, blu, giallo e verde. Al lato di questa confezione c'è il nome della compagnia, anche se il vero marchio è un altro, ovvero Kidicher, che l'ho letto su Google. Su quest'altro lato potete vedere le figure che illustrano in sintesi la fase di preparazione dei fiori. Le dimensioni della confezione sono 23x13x9 cm. Ora apriamo ed estraiamo ciò che è contenuto al suo interno. Anzi, scelgo di estrarre un solo colore. Non è necessario prepararli tutti e 4 per dimostrare che è possibile ottenere i fiori. Un poco alla volta, con pazienza. Ecco, mettiamolo qui. Ecco qua. Questa è polvere di cristallo rosa. Sì, penso che si riesca a vedere bene dalla confezione. C'è anche il nome in inglese, Rose Pink. Ecco, questa è una polvere di cristallo. Questo invece è un bicchiere con la linea dell'acqua. La linea indica il punto fin dove deve essere riempita l'acqua, che corrisponde circa 200 ml di quantità. Questo qui è un vasetto con in mezzo un foro dove infilare un gambo. Il gambo che dico è appartenente a questo seme, il seme con la superficie rosa. È una superficie ruvida costituita da altra polvere di cristallo e questo alla base è un tappino. Il tappino poi vi spiegherò che cosa serve. Inoltre potete trovarmi anche su Stumble Guys come utente Dani Cardin. Ho cominciato a giocare anche a quel gioco. Ah già, dimenticavo. Questi sono bastoncini. Ce ne sono di forati e di non forati. E vi spiegherò in seguito come verranno usati. Procediamo. Bene, bene. Eccoci qua, tutti in cucina. Ho preso la carta da cucina per metterci il sacchetto della polvere di cristallo. Un attimo. E il bicchiere con la linea dell'acqua. Cerco di aprire questo sacchettino per poter versare tutto il contenuto, tutta la polvere dentro il bicchiere. Serve tutta, non metà, neanche un terzo, tutta serve. Bene, bene, ora l'ho svuotata tutta. Ecco. Ora prendiamo i bastoncini. Estraiamo quello senza il foro
questo panzoncino servirà per mescolare tutta la polvere di cristallo disciolta con l'acqua calda. Estraiamo ora il bastoncino forato che useremo per il gambo con il seme di cristallo. Ora scaldiamo l'acqua alla temperatura di 100 gradi. Per chi non avesse un termometro o un cucchiaio con un termometro all'estremità, può facilmente vedere che le bolle che salgono servono a indicare che la temperatura dell'acqua è proprio a 100 gradi. Ora possiamo versare l'acqua calda nel bicchiere fino alla linea dell'acqua, attentamente. Sì, qua ne sta uscendo un po', ma per fortuna abbiamo la nostra carta da cucina. E mescolare velocemente la polvere col bastoncino di legno. Deve essere tutta sciolta, tutta sciolta, ecco. Qui devi fare la linea, così la mostro. Dunque, mentre mescolo, una volta terminata la mescolatura, bisogna attendere da 5 a 10 minuti perché l'acqua calda altrimenti rischia di danneggiare da subito i semi se li mettiamo in ammollo, ecco. Guardate che tonalità bella. Ora bisogna posizionare il seme dentro l'acqua, al centro del bicchiere. Prima si toglie il cappuccio all'estremità del tubicino del seme. Poi infiliamo il tubicino dentro il bastoncino di legno forato e rimettere il cappuccio. Sembra proprio l'elica di un aeroplano. Pian pianino lo alziamo e lo immergiamo con attenzione. Non deve assolutamente toccare i bordi, sennò il cristallo non verrà fuori tutto uniforme. Qui mettiamo il vasetto e il foro dove si va a infilare il gambo del seme. A questo punto lasciamo fermo il seme per 24 ore, perciò il giorno successivo dovremo controllare se il cristallo si sarà formato. Eccoci qua il giorno successivo. Guardate cosa si è formato dentro il bicchiere. Andiamo a estrarlo. Qui metto la carta da cucina. Pian pianino. Facciamo attenzione perché gocciola un pochino. Bene, quasi. Poggiamo attentamente. Oh! Spostiamo il bicchiere, ok. Ecco, ora bisogna, ecco, ve l'ho montato, ve lo mostro. Bello, no?
bisogna togliere il cappuccio ora. Togliamo quindi il bastoncino. E mettiamo il gambo nel vaso. Sì, beh, ecco. Inseriamolo qua dentro. Poi continuerò ad asciugare il cristallo pian pianino. Ecco. Ed ecco qua il cristallo ottenuto. Con un procedimento semplice, ma comunque dettagliato. E c'è di più. Lasciando nel bicchiere il resto del liquido per 5 o 7 giorni, si possono ottenere altri cristalli sul fondo. E per estrarli bisogna travasare la sostanza da un bicchiere all'altro e spingendo un poco con le dita si cerca di estrarre i cristalli residui. Cari follower, grazie per avermi seguito in questo video, passo dopo passo, per la realizzazione del fiore di cristallo. Non dimenticate di lasciare un bel pollice in su e, se avete desiderio, un commento sotto il video. Vi ricordo ancora che potete trovarmi su Stumble Guys come utente Danny Cardin e, se volete, potete chiedermi l'amicizia nel gioco. Intanto vi faccio ammirare da vicino il fiore che ho appena sviluppato. E vi ricordo anche che il prodotto che ho preso è di marca Kidshare e lo potete trovare anche su Amazon.